pittore ha dipinto una scena di mercato e secondo me l'ha dipinta veramente molto bene. C'è una musa. Una musa, ma veramente? Calliope va così. Calliope? Sì. Sono Calliope. Quella della storia. No, Calliope. Quella che scrive le storie. La narratrice. E se sta scrivendo allora ho già scritto così. Disse il bambino che accusava Calliope di far finta di scrivere. Il gruppo procedeva unito e calcava troppo su Calliope perché non riusciva più a muoversi. Un po' più indietro, che deve scrivere, lei deve creare, se no non muta. Per favore, diceva Calliope. Calliope, scusa, ma torni nel quadro almeno. Angelica desiderava tanto sapere la risposta. Ma anche se il quadro. Le voci si accavallavano, la sua scrittura diventava funesta, anche se era tutto già scritto. Sì. Un rivolo di sudore imperlava la fronte di Angelica e il suo viso si copriva di rossore. Ma non è vero, non lo so, ma perché dice queste cose? L'ansia ne annegava anche la mente. È una ruga di tensione orribile accanto alla bocca. Faceva capire che era passato un po' di tempo dall'ultima volta. Mi sto dando della vecchia! Ma guarda un po'. Vabbè, senti, allora cosa vuoi che facciamo per farti tornare nel quadro? Insomma, di chiese. La risposta dell'altissima e bionda dea. Alta e bionda lei, non si fece attendere. Non ci vede tanto bene, non si vede molto bene. Nonostante Angelica così poco meritasse. Certo che i bambini facevano tante domande. Comunque, quella che vi chiedo è una storia. Miei tre, dovete inventare una storia. Un attimo che devo, io scrivo tutto. Allora, adesso sentiamo che indicazioni ci dà. Allora, spiegaci. Allora, raccontare una storia non è facile, deve essere una storia creativa, eccitante, che sia degna dei miei esigenzi standard, una storia che faccia, che sia persino meglio di quella che state vivendo ora, che devo dire è proprio ben scritta, eh? Sì, piena di buchi, di improvvisazioni, certo. E di vecchie anche. Storia che faccia succedere qualcosa di tragico con un drago sputafiamme alla vostra accompagnatrice. Comunque, userete gli elementi dei quadri che io vi indicherò. Adesso mi serve un protagonista. No. Dovete narrare una storia, quindi dovete indicarmi un protagonista. Ecco, dimmi. No, tu hai già parlato troppo. Vediamo. Io. Indicami chi sarà il protagonista di questa storia da uno di questi quadri. Può essere qualsiasi cosa, un oggetto, un animale. Certo, anche un oggetto può essere un protagonista. E allora il cane. Il bambino negava che un oggetto potesse essere un protagonista, ma la musa sapeva che anche un oggetto poteva essere un protagonista. Allora, quello cosa? Il cane. Allora abbiamo un cane come protagonista. Ha un nome? Sì. Si chiamava Non esiste. Il protagonista della nostra storia si chiama Allora, il protagonista. Fate per favore non parlate tutti insieme che devo scrivere. Allora, aveva una missione da compiere e sarai tu a dirmi che missione avrà da compiere usando uno degli altri quadri. Dove deve andare? Chi deve incontrare? Allora, ma esattamente chi? Quella è la Vergine Immacolata. Allora abbiamo che voleva andare ad incontrare la Vergine Immacolata. E allora dobbiamo chiederci perché. Che stava
così tanto benedetto? Io! Allora me lo direi tu, perché voleva andare dalla Vergine Maria? Perché non lo sapeva, può essere. Se l'era dimenticato per la strada. La storia è questa. In una giornata tempestosa, decise di abbandonare la solita bambinetta accanto a cui doveva stare. Diceva basta. Andrò a trovare la Vergine. Però corri, insegui la pallina, ti dimentichi il motivo perché sei andato. Arrivò lì e non sapeva. No, francamente mi stupisco di non averla scritta io, perché è troppo intelligente. Allora, però ci vuole il colpo di scena, perché abbiamo fatto... No, qualcuno che ha parlato meno, qualcuno... Ma io cosa ho tirato? Tu mi dirai qual è il colpo di scena. Perché adesso sappiamo che non si ricorda perché è andato a trovare la Vergine Immacolata. Giustamente la Vergine Immacolata ti chiede, ma che sei venuto a fare? Perché quando stava camminando arrivo un drago. Ah, ecco, quindi lui è una storia fantastica. Fuggito dalla pestifera bambina, voleva andare dalla Vergine Immacolata perché ha detto finalmente troverò la mia pace lì, però giustamente a un angolo di strada ha incontrato un terribile drago e lui ha pensato a tutt'altro e si è dimenticato perché c'era arrivato. Certo, e anche per quello lui era rimasto decisamente traumatizzato, però la Vergine trovò il modo di fargli riacquisire la memoria e così finalmente aveva lasciato la solita bambina che se la piangeva da sola nel suo quadro ed era fra le nuvole ad abbaiare e giocare con la Vergine Immacolata. E abbiamo la nostra storia.